ZTE ha presentato qui al Mobile World Congress la linea Axon, e in particolare con il top di gamma che vedete qui davanti a voi, l'Axon Elite. Si tratta di un dispositivo davvero dalle prestazioni, dall'hardware, dal software, al vertice delle prestazioni, per quell'utente che cerca il massimo della tecnologia da parte di ZTE. Uno smartphone che è stato lavorato molto bene dal punto di vista del design e dall'hardware. Quindi partiamo subito con le specifiche tecniche per andare più veloci. Abbiamo un SoC Snapdragon 810 che poteva essere fino a qualche tempo fa il top di gamma, ormai è stato sorpassato, ma è un processore ancora molto performante, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibili tramite una microSD fino a 128 GB, supporta Wi-Fi ABGN, tecnologia 4G, Bluetooth 4.0, insomma tutte quelle tecnologie che servono per rendere lo smartphone più smart e per connettersi a più dispositivi possibili con la massima della velocità. Per quanto riguarda la costruzione, vediamo molto brevemente, lo smartphone è fatto totalmente in metallo, abbiamo una doppia fotocamera, poi una da 13 megapixel e una da 2 megapixel che insieme riescono a fare foto più grandangolari con effetti di refocus. Abbiamo ovviamente poi, come si può vedere molto chiaramente, due LED per l'illuminazione, quindi per il flash, il lettore di impronte digitali, il logo Axon che è la serie, logo ZTE e ovviamente tutta questa cover in metallo fatta molto bene. Sul lato superiore e inferiore invece abbiamo una particolare lavorazione che adesso cercherò in tutti i modi di farvi vedere, che sembra pelle. Non so se si tratti di pelle vera o se si tratti di pelle finta, però l'effetto è davvero molto buono. Parliamo adesso invece del display. Si tratta semplicemente di un 5,5 pollici a tecnologia Full HD, quindi 1920x1080, che adesso l'abbiamo messo alla massima della luminosità, quindi al massimo del livello di luminosità, eppure non è molto luminoso, si vedono, come potete vedere, anche abbastanza i riflessi. Mi sarei aspettato qualcosa di più, però è un display comunque di buona qualità, una ottima risoluzione, come sempre su 5,5 pollici il Full HD va bene. L'interfaccia è quella di ZTE, che è molto simile in realtà a quella di Wiko e a quella di Lenovo, quindi non c'è un secondo drawer. Android è stato personalizzato magari in maniera più aggressiva, tutte le applicazioni sono in un unico drawer nella home screen, però per il resto è anche abbastanza simile, come si può vedere, ad Android stock in fin dei conti. C'è qualche personalizzazione giusto nella home screen e nella barra delle notifiche e in qualche icona. Le impostazioni invece sono state abbastanza modificate, perché è un'interfaccia molto più semplice e a primo impatto, almeno a livello personale, anche migliore. Facendo però questo semplice swipe andiamo nelle impostazioni di Android magari più stock, possiamo andare a vedere la versione di Android che è la 5.0.2, quindi Lollipop, non ancora Marshmallow ma verrà sicuramente aggiornato alle prossime versioni. Abbiamo poi, mi sono scordato di dire qui, dei tasti in fondo soft touch, il tasto home, il tasto back e il tasto che serve per attivare gli effetti dell'interfaccia, quindi solamente per, non per il multitasking ma solamente per la personalizzazione. Tasti che questi due qui in basso, adesso provo a farveli vedere, sono dei semplici puntini, non c'è un'icona che ci fa capire di che cosa si tratti. E poi abbiamo due speaker frontali, uno superiore e uno inferiore, che come sempre dovrebbero garantire una qualità audio più immersiva. Per questa anteprima è tutto e vi ricordo come sempre di dare uno sguardo ai nostri canali social, in particolare Telegram, dove trovate un link in descrizione qui in basso, e anche YouTube, dove cerchiamo continuamente con tutti i nostri mezzi di caricare altri nuovi video. Per questa anteprima del Mobile World Congress 2016 di Barcellona è tutto, un saluto da Valerio e al prossimo video.